Iniziamo, scusate il ritardo, ma sono di sopra in giunta stamattina e pensavo che fosse una giunta più veloce, invece ci sono diversi argomenti e l'ho lasciata anche in sospeso, quindi dovrò rientrare immediatamente. Però ci tenevo moltissimo, prima del prossimo sabato, ad presentare insieme a quelli che sono effettivamente i veri protagonisti, cioè l'ARPAM marchigiana e tutti coloro che hanno operato in questo senso, quindi i veri protagonisti sono loro, la Regione Marche ovviamente collabora, incoraggia ed diciamo così autorizza questo tipo di iniziativa, ma ci tengo a dire che la vera protagonista di questi studi, di questi approfondimenti è ARPAM e ringrazio qui anche il presidente Giancarlo Marchetti, ma perché non mi ricordo il tuo nome oggi? Marchetti, ci deve essere un qualcosa di particolare, troppo stress da parte mia secondo me. Detto questo, questo volumetto che per la prima volta viene portato, è stato redatto diciamo nella nostra regione, perché in passato ogni anno ARPAM è protagonista di una serie di pubblicazioni, di portare a conoscenza ovviamente il loro lavoro e portare a conoscenza dati sulla situazione ambientale della nostra regione, ma mai come in questo caso erano stati tutti raggruppati insieme in un unico volumetto e, se mi permettete, mai forse erano stati anche redatti così in maniera compiuta, perché poi questo materiale è un po' che ce l'ho in mano dei giorni scorsi, anche se non era rilegato come lo ritroviamo oggi, e ho notato con quanta attenzione, con quanta precisione sono stati poi elencate tutta una serie di dati, di situazioni, anche la loro evoluzione, e se mi permettete, non ultimo, anche proprio la qualità di questi dati, perché noi vediamo che tutto sommato, da una mia lettura, correggimi se sbaglio, spero che non mi correggerà in questo senso, mi dà l'idea che siano dati tutto sommato anche abbastanza positivi per quel che riguarda la situazione generale del nostro ambiente. Questo non vuol dire che noi siamo esenti come popolazione marchigiana dalle dovute attenzioni comportamentali e nei nostri ruoli anche diciamo così operative. Però mi dà l'idea che, confronto anche con altre regioni o con situazioni anche del passato, i nostri dati sono o in miglioramento o comunque diciamo sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo cosa ci deve incoraggiare o far sedere sugli allori? Io credo che ci deve incoraggiare a fare ancora meglio. Perché dico questo? Perché nel momento che i dati sembrerebbero non particolarmente negativi, se non addirittura in parte positivi, sono comunque sia una situazione che deriva evidentemente da un lavoro. Io non credo che l'ambiente sia in grado di riprendersi, diciamo, la sua qualità se noi non lo aiutiamo nelle nostre attività quotidiane, nel nostro fare quotidiano, secondo i propri ruoli e le proprie vite, i propri stili di vita. Ma nello stesso momento il fatto che sono in miglioramento comunque sostenibile dimostra che noi possiamo influire. L'ambiente non è che fa da solo, non si inquina da solo e non si disinquina da solo. Noi siamo, diciamo così, ovviamente veri protagonisti di questa situazione. E il fatto di portare a conoscenza per la prima volta, in questo caso, con questa precisione, con questa attenzione, con questa puntualità, quella che è la situazione reale nel nostro territorio non solo ci aiuta a essere maggiormente consapevoli ed informati, ma magari ci indirizza anche su come meglio attuare le nostre azioni quotidiane, le nostre azioni nel nostro fare. Quindi è per questo che io sono molto contento, molto soddisfatto oggi di questo momento, di questa pubblicazione, di questa idea di cui Marchetti mi ha parlato già da un po' di tempo, che era in redazione, che era in qualche modo in predisposizione, ed oggi ne vediamo il frutto. Devo anche fare i complimenti a come proprio è stato, diciamo così, riprodotto anche nella forma, perché secondo me è molto scorrevole, leggibile e ci fa rendere conto in pochi minuti, solo con una scorsa a volte anche veloce, di quella che è la situazione. Se poi la si approfondisce meglio, capiamo effettivamente dal punto di vista proprio scientifico quelle che sono alcune dinamiche, alcune tematiche, alcune questioni che tocchiamo con mano ogni giorno, ma delle quali magari non ci rendiamo conto, tantomeno con questa qualità e con questa precisione. Quindi, di nuovo, grazie. Adesso ascolto per quanto mi è possibile alcuni altri minuti. Marchetti, spero che interverrai tu, che ci tengo particolarmente ad ascoltarti. Grazie, Assessore. Dunque, per noi questo è un atto dovuto,
verso i cittadini marchigiani, perché noi in qualche modo raccogliamo giornalmente migliaia di dati sulle tutte le matrici ambientali. Diciamo anche come viene divulgato. Sì, verrà divulgato, l'ho detto prima, verrà divulgato sabato prossimo, il 6, con i due quotidiani locali Resto del Carlino, come inserto, insomma, i due quotidiani locali Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Dicevo, un atto dovuto nei confronti dei cittadini perché, come dire, rappresentare quella che è la realtà è il nostro operato, cioè noi vogliamo essere trasparenti il più possibile, quindi insomma rendere conto è il nostro, uno dei nostri compiti insomma come pubblica amministrazione, quindi è un modo per rappresentare in maniera, ancorché diciamo non per addetti ai lavori, quello che è lo stato dell'ambiente. È un atto dovuto anche nei confronti dei nostri colleghi, insomma, che tutti i giorni lavorano verso queste attività. In qualche modo ciascuno occupa fa parte della filiera e la filiera poi è questa qua, cioè la conoscenza ambientale. È un atto dovuto anche perché la norma nazionale dice che le agenzie sono i soggetti che in qualche modo devono elaborare e informare i cittadini sulla qualità dell'ambiente e non con tomi, diciamo, come dice l'Unione Europea, insomma, non con volumi, ma semplicemente con note del genere. L'ultima cosa, perché lo ritengo importante in questo periodo, voi sapete che a livello nazionale e internazionale si è parlato nel G20 di Roma, in questi giorni a Glasgow, del problema dei cambiamenti climatici. Quindi l'ambiente è sempre all'attenzione di tutti in questo momento, per vari motivi, ma anche nella nostra regione, in quanto tutto quello che sarà diciamo realizzato con il PNRR, con i fondi di transizione ecologica, in qualche modo potrà essere monitorati gli effetti con questi sistemi, cioè se noi questa pubblicazione la faremo a distanza di anni, oppure faremo ogni anno con frequenza, potremo valutare quelli che sono gli effetti anche delle opere che in qualche modo andremo a fare. Ecco, queste in sintesi quelle che sono, diciamo, le motivazioni. I contenuti, l'ha già detto l'assessore, insomma, sostanzialmente nelle matrici, noi abbiamo fatto durante il periodo lockdown una 16-17 indicatori ambientali, cioè ogni mese nel nostro sito abbiamo rappresentato la qualità dell'ambiente di una particolare matrice o attività. Chiedo scusa. Ciao. Quindi in maniera più, diciamo, queste cose potete vederle nel nostro sito sulla pagina appunto degli indicatori, però per avere un approfondimento rispetto a quello che abbiamo qui trattato. E in sintesi qui l'abbiamo riportato, per cui abbiamo riportato, diciamo, tutto quello che riguarda l'aria, per cui i parametri che vengono maggiormente monitorati, che sono le polveri, l'NOx e l'ozono d'estate. L'aria, l'acqua, con tutto il problema sulle acque superficiali, le acque lacustri, le acque sotterranee, la balneazione, le acque marino costiere, tutte le attività che svolgiamo per conto appunto anche della Marine Strategy. Il suolo, col consumo del suolo, il consumo del suolo è una cosa che interessa ovviamente tutti i comuni italiani. Nella nostra regione nel 2020 si sono consumati 1,45 km quadri. Grosso modo come 200 campi di calcio, però come dire, siamo sotto la media nazionale, quindi siamo più virtuosi rispetto alla media nazionale. Sui rifiuti, l'ho detto prima, siamo tra la quarta e quinta regione d'Italia per raccolta differenziata, sopra il 71% con un trend sempre in incremento, quindi anche qui siamo tra le regioni più virtuose d'Italia da questo punto di vista. E dopo le regioni del nord, nel centro d'Italia siamo quelli che hanno miglior raccolta differenziata. C'è il tema delle bonifiche, noi abbiamo circa 590 siti che sono ancora da bonificare, ma la maggior parte di questi siti sono, diciamo, piccoli, insomma, sotto i 1000 metri quadri, sono in genere sversamenti di camion oppure sono distributori, questi per la maggior parte delle cose. Ci sono anche siti importanti, tipo Falconaro ovviamente, tutto il sito di bonifica nazionale che appunto è gestito dal Ministero dell'Ambiente e anche altri siti che fanno parte del piano regionale ma industriali, ma la gran parte sono questi. Sul tema degli agenti fisici c'è molta attenzione rispetto a 5G, e i nostri valori sono nella norma rispetto, diciamo, al numero di impianti, e lo vedrete insomma sia di radiobase sia di impianti televisivi, cioè il numero di impianti per chilometro quadro e per abitante sono in linea con quelli nazionali.
Non ci, ci sono solo attualmente in funzione due impianti, uno o due impianti 5G, e ci sono stati pareri per una cinquantina di impianti in tutto il territorio regionale. Sull'aria ho già detto, insomma, la qualità dell'aria non crea problemi, salvo l'anno scorso, due anni fa, il numero di giorni di superamento per le zone di Fesole e Fano, ma lì deriva, come abbiamo detto, da alcune condizioni particolari meteo che portano, diciamo, al sud le correnti, i venti portano al sud le polveri prodotte dalla pianura padana. Vabbè, adesso io in sintesi, semplicemente per far sì che insomma, ci possano cogliere i dati principali, questo ho detto. Se poi ci sono domande, c'è qui il dottor Catenacci, direttore tecnico scientifico, che potrà rispondere. Ringrazio ovviamente tutta la giunta e tutti gli uffici regionali, a cominciare dal Nardo Goffi, insomma, che ci segue costantemente, che ci anche insomma indirizza, con cui abbiamo rapporti, diciamo, quotidiani su anche quelle che sono le principali problematiche ambientali della nostra regione. Prego. Sì, volevo dire solo due aspetti interessanti secondo me. Il primo è che anche per chi conosce la materia, sfogliare questo volume fa pensare, cioè nel senso che sfogliandolo aumenta la nostra sensibilità per gli aspetti ambientali. Sono dei dati che magari anche chi conosce, ma vederli poi confrontati a livello regionale o vederli schematizzati, fa sì che la nostra sensibilità, e spero che questo avvenga per tutti quelli che lo leggeranno, che acquisteranno il giornale e lo leggeranno, diventi un elemento, come dire, di riflessione. Oltre a questo aspetto, dicevo, oltre all'aspetto proprio di attenzione, di sensibilità alla parte ambientale, è anche importante capire i dati, cioè per chi poi magari esegue o per chi fa le leggi urbanistiche per consumare meno il suolo, per chi fa investimenti per far sì che le acque del mare siano meno inquinate tramite depuratori o altri aspetti legati alle reti fognarie, questo è anche un elemento, cioè dei dati, sono dei dati importanti, e quindi le verifiche puntuali, no, anche non solo tramite il volume, ma per tutti i dati che provengono dall'ARPAM, diventano fondamentali anche per indirizzare gli investimenti che la Regione o gli altri enti pubblici fanno, perché chiaramente è un misuratore della redditività, della produttività degli interventi che vengono realizzati. Se è possibile avere un riassunto della situazione delle Marche nei punti analizzati, quindi suolo, aria, acqua e via discorrendo. Pronto? Ok. Se facciamo come ha chiesto, una carrellata molto veloce, io direi cominciamo con l'aria, no? Seguendo l'elenco delle cose. Allora, come ha già detto il dottor Marchetti, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, la Regione Marche si pone in una condizione, diciamo, positiva, nel confronto anche con le altre regioni italiane. Questo non significa che vanno comunque prestata attenzione a questa tematica, perché in prospettiva la politica della Comunità Europea e di tutta l'organizzazione mondiale andranno ad ulteriori elementi di miglioramento della qualità dell'aria. Per quanto riguarda l'acqua, che credo che sia il prossimo tema, l'acqua naturalmente rispetto all'aria ha una caratteristica principale, che il suo stato ecologico, buono, eccellente o scarso che sia, ha un'inerzia molto maggiore. Un'inerzia molto maggiore, e quindi anche in questo caso però stiamo in una condizione, diciamo, confrontata con l'Italia, decisamente confrontabile rispetto ai valori tipici italiani.
Abbiamo qualche criticità, come è ovvio, su alcuni corsi d'acqua specifici, piccoli, con poca acqua, insomma, eccetera, però noi riteniamo che questo tipo di situazione, modificare questa situazione richiede ovviamente interventi importanti perché l'acqua ha un'inerzia abbondante. Per quanto riguarda le acque marino-costiere, che poi sono il collettore di tutte le altre acque, noi stiamo in una situazione buona dal punto di vista ambientale e in una situazione altrettanto buona per quanto riguarda la balneazione. Nella balneazione abbiamo raggiunto anche l'89% delle nostre aree di balneazione con classe eccellente. Anche la classe buona comunque funziona bene per quanto riguarda la balneazione, quindi la stagione estiva. Sui campi elettromagnetici qui abbiamo riportato essenzialmente quali sono le densità delle antenne e o degli apparecchi televisivi, in modo tale da dare un'idea di quanto è l'impatto per 100.000 persone o per persona. Qui siamo assolutamente in linea, come diceva il dottor Marchetti. L'inquinamento acustico per noi è soprattutto un problema, diciamo, estivo lungo la costa. Naturalmente la pressione turistica, l'esigenza, adesso a parte queste stagioni di Covid, non è quella che ci dà la maggiore, dai comuni che sono quelli che gestiscono maggiori elementi, però diciamo resta sempre confinata. Il consumo di suolo è una politica che viene da lontano, è molto importante per il futuro, cioè riuscire a riportare la curva in decremento rispetto al consumo di suolo sarebbe un obiettivo importante anche con riguardo a tutta la pianificazione di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica. I siti contaminati, io direi, stanno nella percentuale che di tutte le altre regioni simile, sia come impianti importanti, sia come siti di una qualche importanza, sia meno, ha già citato il sito di Falconara. I rifiuti, ha già detto bene Marchetti, stiamo come raccolta differenziata, siamo assolutamente su traguardi interessanti, oltre il 70%, il consumo medio dei rifiuti è costante da diversi anni e quindi insomma anche su quel fronte lì non abbiamo grandi preoccupazioni. E finalmente, l'ultimo capitolo, che invece è l'organizzazione dell'ARPA, non ha una caratteristica del tutto ambientale, quindi spero di aver risposto alla domanda. Se posso aggiungere una particolarità, pagina 8, ci sono questi simboli utilizzati, cioè l'andamento dell'indicatore deve essere. E in più c'è anche la possibilità di, con un QR code, di mandare alla pagina dell'ARPA dove c'è più notizie rispetto a quella specifica materia trattata. Insomma, ecco, questo è importante fare questa valutazione. Altri? Ok. Allora, vi ringrazio. Speriamo che questa cosa abbia insomma un seguito nei prossimi anni e il nostro impegno ci sarà sempre, insomma, perché è importante appunto comunicare ed essere trasparenti, perché quello che io dico sempre è che la trasparenza nei dati ambientali elimina quelli che sono i conflitti, cioè il cittadino una volta che conosce i dati ed è rassicurato in qualche modo è più contento. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie all'ARPA e a tutti quelli che ci hanno lavorato.